Ciao Dammis, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi siamo qui per parlarvi, per farvi una riprova dell'Asus Zenfone Max Pro M2. Lui è uscito circa un anno fa, verso la fine del 2018, e ha fatto subito parlare di sé, intanto perché era il successore dello Zenfone Max Pro M1 che era uscito solamente 3 mesi prima, attorno ad agosto-settembre, e poi perché manteneva tutte le caratteristiche del predecessore aggiungendoci qualche miglioria. Caratteristica principale: batteria 5000 mAh, lui è un vero battery phone e andiamo a vederlo insieme nella nostra riprova. Sigla! Ok ragazzi, cominciamo subito a vedere molto brevemente cosa troviamo in confezione. Allora, all'interno troviamo subito la scatola che contiene, ora andiamo a vedere cosa, contiene la spilletta per estrarre il carrellino, troviamo una cover in silicone trasparente, quindi molto comodo, non c'è bisogno di andarla a comprare altrove, troviamo il talloncino con gli IMEI, insieme a un altro talloncino così per scorta, che questa sarebbe la carta di garanzia, e poi un manuale vecchio stile molto dettagliato in varie lingue per poter imparare ad usare, insomma ad avviare il telefono e insomma fare le opzioni, le operazioni di base per avviarlo. Oltre a questo troviamo le cuffie, un paio di cuffie in ear cablate, quindi confezione completa, c'è cioè sia la custodia sia le cuffie, il cavetto USB Type-C e il nostro caricatore che dunque carica in a 10 volt, 10 watt, 5 volt e 2 ampere. Vi dico subito che la ricarica non è velocissima, perché chiaramente avendo 5000 mAh di batteria, un caricatore da 10 watt che tra l'altro scaldicchia un po' il telefono, però molto di più il caricatore, quindi il caricatore di buona qualità, si scalda lui e non il telefono, quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Dicevo che per caricarlo ci vogliono un paio d'ore per arrivare all'80% partendo da zero e quasi 3 per arrivare fino al 100%. Allora ragazzi, niente, questo, diciamo, l'unboxing è già finito e passiamo subito a vedere che cosa fa il nostro Zenfone Max Pro M2. Ok ragazzi, ha terminato di aggiornare il nuovo aggiornamento appena arrivato in extremis, e vediamo che appunto ora le patch sono aggiornate a quelle di ottobre, quindi super aggiornato. Asus per adesso si sta tenendo al passo con gli aggiornamenti anche per quanto riguarda i suoi medio gamma. Allora, cominciamo subito a parlare di display. Il display è un'unità LCD IPS da, intanto vi apro un attimo la nostra solita applicazione di test, dicevo un LCD IPS da 6,3 pollici di diagonale, contrasto dichiarato da Asus 1500:1, non è HDR e il form factor è 19 noni in full HD+. Allora, i colori sono discreti, direi niente male. Asus dichiara la copertura di NTSC fino al 94%. Gli angoli di visione sono discreti, vi faccio vedere il nostro solito filmato in 4K HDR. Lo facciamo ripartire dall'inizio, impostiamo la risoluzione massima che come vedete è 1080p a 60 frame per secondo, non HDR. Allora vedete che comunque gli angoli di visione sono discreti, quando magari c'è qualche forte inclinazione si può avere un po' di degrado di colore e di luminosità, ma comunque noi tendenzialmente il telefono lo guardiamo da davanti, se non lo guardiamo certo così, giusto? Comunque in generale i colori sono buoni, la fruizione dei contenuti multimediali non ha
non ha criticità. Due parole sulla luminosità, che è buona anche sotto il sole e con gli occhiali da sole. ASUS dichiara 450 nits di luminosità, e la polarizzazione invece purtroppo si vede solamente tenendo il telefono in portrait, mentre se lo tenete in orizzontale, in landscape, se avete degli occhiali da sole con le lenti polarizzate, purtroppo non lo vedrete. Due parole sull'audio. Allora, l'audio ve lo faccio sentire da qua. L'audio multimediale ha un buon volume, i suoni sono abbastanza corposi, manca chiaramente di bassi, ma tenendo conto che lo speaker è solamente mono, direi che i risultati sono discreti, insomma. Per quanto riguarda l'audio in capsula, non abbiamo notato criticità, discreta sia la qualità sia il volume, così come l'audio diciamo in viva voce. Anche qui ci teniamo su livelli sufficienti per quanto riguarda la qualità, e il volume comunque è discreto. Forse in ambienti molto molto rumorosi potreste avere qualche problema, ma in generale si sente abbastanza bene. Per quanto riguarda l'audio in cuffia, invece, nessuna, assolutamente nessuna criticità. Le regolazioni del volume sono le solite, cioè voi regolate il volume limitatamente ai multimedia, poi se volete modificarle tutte dovete premere il pulsante delle impostazioni e da qua potete regolare tutti i volumi, vari volumi del vostro telefono. L'audio purtroppo è mono, come vi ho detto, per fortuna non distorce molto, nemmeno ad alti volumi. Non c'è la registrazione delle chiamate, perché come sapete, con Android, a partire da Android 9 Pie, solamente solo i brand che lo prevedono di default permettono la registrazione delle chiamate, però il dialer è tipo quello di Android Stock, quindi riconosce lo spam, e quindi quando riconosce la chiamata di un numero che potrebbe essere un telemarketing, eccetera, ve lo segnala mentre squilla, in maniera che voi possiate decidere se rispondere o meno. Per quanto riguarda, diciamo, la connettività in generale e le altre caratteristiche hardware, qui, allora, diciamo che come connettività, lui è un modem categoria 9, sia in download che in upload, quindi scarica a 450 megabit per secondo e carica fino a 50 megabit per secondo. Purtroppo non prende il 4G Plus, tuttavia non abbiamo riscontrato grossissime criticità per quanto riguarda la velocità di trasferimento dati. Comunque è bene informarvi che il 4G Plus non c'è, così come il Wi-Fi purtroppo è monobanda, quindi non riuscirà a prendere le reti qua in 5 GHz. Vi faccio vedere la velocità di download nella nostra posizione di riferimento in 4G Plus, 17,9. Vedete che appunto non aggrega, 18 non è tantissimo, comunque è sufficiente per offrire un'esperienza d'uso accettabile. Questo però, vedete il segnale nello stesso punto, vedete quanto non è potentissimo, si attesta a meno 98, che è un livello medio basso, però vedete la stabilità del segnale è molto buona, quindi da questo punto di vista convince. Per quanto riguarda l'antenna Wi-Fi, prendono molto bene, perché pur essendo monobanda vedete che la potenza del Wi-Fi a meno 70, che è una delle più alte registrate in questi telefoni qua che abbiamo testato noi, nello stesso punto. Alla banda 20, il carrellino consente di installare due SIM più la micro SD, quindi è un triplo slot. Da questo punto di vista è completo, tutte e due le SIM vanno in 4G, c'è il voice over LTE per fortuna, e niente, purtroppo il GPS funziona bene e non ha problemi. Il Bluetooth è solamente 4.2, non 5.0, e i valori SAR sono abbastanza contenuti, sono 0,347 watts chilogrammo per la testa e 1,460 per il corpo. Vi faccio vedere un attimo con la nostra configurazione i 64 giga di memoria interna quanti ne restano. Come potete vedere, qui abbiamo 51 giga pronti all'avvio, quindi circa 13 giga sono occupati dal sistema, e al termine delle nostre tutte le nostre installazioni, qui ci sono anche dentro 2 giga di media, quindi foto e video registrati per fare la recensione, abbiamo ancora 26 giga liberi, quindi poco meno della metà di spazio libero con tutte le nostre 150 qualche applicazioni preinstallate. Per quanto riguarda le altre caratteristiche hardware, vi posso dire che lui ha l'NFC, quindi potete pagare tranquillamente con il telefono. Ha i DRM Widevine L1, quindi
Eccoli qua, vedete che sono presenti i livelli di sicurezza L1, quindi vi consente di guardare i contenuti in streaming da Netflix, YouTube, eccetera, in HD, in alta definizione, e soprattutto ha le camera to api livello 3, che vuol dire che consente il massimo livello di integrazione con la Google Camera, che si può installare senza root, senza sbloccare il bootloader. Bisogna diciamo sbloccare una piccola funzione collegando il telefono al computer, che magari vi lascerò la descrizione in descrizione, oppure direttamente il link alla procedura per poter diciamo permettere di installare la Google Camera e farla funzionare regolarmente senza, ripeto, sbloccare il bootloader e invalidare la garanzia. Purtroppo non c'è la ricarica wireless né l'impermeabilità, perché chiaramente è un medio gamma. Per il resto funziona tutto abbastanza bene, manca il sensore di infrarossi, ma c'è la radio FM, utilizzabile tramite le cuffie collegate al jack, col jack. I sensori di luminosità e prossimità funzionano bene, nessuna criticità, così come gli sblocchi. Gli sblocchi c'è uno sblocco col volto e uno sblocco con l'impronta digitale. Quello col volto vi faccio subito vedere come funziona. Vedete, questa è la velocità di sblocco. Io in questo momento sto guardando il display della videocamera, quindi non sto guardando il telefono direttamente, ma vedete che sblocca abbastanza velocemente. E questo invece è la velocità di sblocco del sensore di impronte posteriore. Vedete che, ho sbagliato io la mira, vedete che comunque sblocca sempre 10 volte su 10 ed è anche abbastanza veloce. Allora, per quanto riguarda tutte queste caratteristiche, direi che è tutto. Possiamo passare alla parte un po' più corposa, cioè le prestazioni e il comparto fotografico e l'interfaccia utente. Dunque, per quanto riguarda il comparto fotografico, come vi ho già detto, lui dispone di una doppia fotocamera posteriore, un modulo principale da 12 megapixel, apertura 1x1.8 e sensore di dimensione 1x2.9 pollici, quindi non molto grande, Sony IMX486, accompagnato da una fotocamera da 5 megapixel per il rilevamento della profondità di campo e migliorare l'effetto bokeh. Frontalmente c'è una singola fotocamera da 13 megapixel, non siamo riusciti a ricavare il modello e le dimensioni del sensore, ma l'apertura focale è 1x2.0. Sappiamo anche che i pixel della fotocamera posteriore sono da 1,25 micron, quindi sono abbastanza grandi. C'è la stabilizzazione elettronica, non ottica, che è attiva. Per quanto riguarda la registrazione video, è attiva quando si registra in Full HD, invece purtroppo in 4K non c'è la stabilizzazione. I video possono essere registrati solo a 30 frame per secondo in 4K oppure in Full HD. Vi faccio vedere l'applicazione fotocamera stock. Allora, come potete vedere, qui abbiamo l'accesso rapido alla galleria, il pulsante di scatto, il pulsante per ruotare la fotocamera da anteriore a posteriore e la modalità di registrazione, quindi scatto foto, foto oppure video. Per quanto riguarda le modalità di scatto, vi faccio vedere qui, allora qui in alto potete vedere che ci sono le varie modalità di scatto, potete scegliere fra l'automatica, la Pro, che purtroppo non consente, anzi consente praticamente tutto, perché pensavo, mi ricordavo male, ma in realtà consente anche la possibilità di regolare la velocità di scatto, che va da un 200, anzi va da un 2 millesimo di secondo fino a ben un quarto di secondo, quindi non consente di fare scatti molto, molto lenti, quindi magari in condizioni di luce avrete qualche difficoltà insomma, a catturare l'immagine che volete, però consente anche di regolare praticamente tutto il resto, quindi il fuoco, gli ISO, insomma, il bilanciamento del bianco e l'esposizione. Le altre modalità disponibili sono la modalità HDR, la modalità Sport, che riduce molto il tempo di scatto per immortalare magari immagini in movimento, e la modalità notturna. Poi, per quanto riguarda le impostazioni, qui abbiamo chiaramente il flash, l'effetto bellezza e l'effetto bokeh. Per quanto riguarda invece le impostazioni, sono queste qui che vedete, quindi avremo la possibilità di registrare la località da dove scattiamo, regolare le dimensioni, il formato e la qualità dell'immagine, il timer per l'eventuale autoscatto, dove salvare le foto, scatto continuo, rilevamento volto, occhi rossi e altre funzioni. Per quanto riguarda i video, vi faccio subito vedere le modalità disponibili. Come potete vedere,
c'è la qualità video, potete scegliere fra 4K Ultra HD oppure 1080p oppure a scalare fino a risoluzioni inferiori, che però penso che non usi mai più nessuno. Potete anche impostare una durata massima dei video che va da 30 secondi per gli MMS fino a nessun limite. Mettiamo nessun limite. Vi facciamo vedere un attimo come mette a fuoco il telefono. Allora, vediamo subito il nostro ranocchietto. Mettiamo intanto la macchina fotografica. Ora è a fuoco e vedete che, anzi, voi forse non lo vedete, ma ve lo dico io, la messa a fuoco è molto 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 veloce, veramente fulminea, non passa nemmeno mezzo secondo prima che metta a fuoco il soggetto interessato. Ma come scatta le foto e come gira i video? Allora, vi dico subito che in condizioni di luce buona la differenza fra Google Camera e Camera Stock non si vede tantissimo, comunque in generale scatta bene, non ci sono criticità di nessun tipo. Vi faccio vedere qui, questi sono scatti diurni. Allora, questa prima modalità è la modalità stock, poi abbiamo scattato in HDR e con la Google Camera. Allora, vedete che le differenze sono abbastanza evidenti, nel senso che la modalità HDR illumina eccessivamente la scena, secondo noi, e non aiuta a diminuisce i contrasti invece di aumentarli, e brucia ancora di più il cielo. Qui qualche dettaglio delle nuvole si vede, mentre qui viene tutto completamente bruciato. La Google Camera invece restituisce quel maggior contrasto e in generale gestisce meglio un po' tutto. È una foto francamente di altro livello, e qui siamo in condizioni di luce discrete. Quando passiamo a condizioni di luce ancora più difficili, insomma, la faccenda è veramente incredibilmente a favore della Google Camera. Infatti, vedete, questa è la foto scattata con la camera stock. Qui sui lati, insomma, sugli edifici non prende molti dettagli, il cielo sullo sfondo è molto difficile da rappresentare e viene completamente bruciato, era un sole che stava scendendo, era un tramonto. Provando a scattare con la modalità HDR, le condizioni migliorano, nel senso che vedete che riesce a prendere più dettagli degli edifici, riesce anche a prendere più dettagli delle nuvole, e in generale la questione migliora. Questa è fatta con la modalità notturna, che non è venuta bene per nulla, e questa invece è la foto scattata con la Google Camera. Capite che sembra fatta da un altro telefono. Ci sono molti più dettagli, molta più luce, i colori sono molto migliori, soprattutto lo sfondo, il cielo non è bruciato per nulla, si vedono tutti i dettagli di tutte le nuvole anche qui in fondo, nella fessura fra i palazzi. In generale la differenza è questa, un po' in tutte le situazioni, con scarsa luminosità. Comunque tutte le foto ve le facciamo, ve le teniamo disponibili al download come al solito per farvi rendere conto delle differenze. Due parole sulla camera selfie, vi faccio vedere la camera frontale. Questa è uno scatto effettuato più o meno anche qui al tramonto con la camera stock. Questa è la modalità notturna, che sbiadisce tantissimi colori, quindi noi vi consigliamo di utilizzarla solamente quando è veramente buio, cioè quando già i colori non si vedono, quindi si vede di meno questo stacco. E questa è invece la foto con la Google Camera, vedete, molto più contrastata, molta più gamma cromatica, insomma una foto direi nel complesso molto migliore. Per quanto riguarda i video, allora i video sono registrati dicevo in 4K oppure in 1080p a 30 frame per secondo. Vi devo dire che qui forse la camera stock vince leggermente sulla Google Camera, o comunque non ci sono molte differenze. Vi faccio vedere un paio di esempi. Questo è il video in Full HD con la camera stock. Stabilizzazione attivata, camera stock. Vedete che comunque è ben stabilizzato, brucia un po' il cielo, però diciamo che è un video di discreta qualità. Questo invece è il video sempre con la camera stock in 4K. Vedete che qui si disabilita la stabilizzazione elettronica, quindi il video è meno stabilizzato, molto più tremolante, però comunque è abbastanza, insomma, è abbastanza stabilizzato, ecco, diciamo. Cioè, insomma, si può usare. Passando invece alla Google Camera, vediamo che i risultati sono, diciamo, analoghi, magari aumenta leggermente il contrasto, però diciamo che più o meno la qualità è sovrapponibile per quanto riguarda il Full HD. Per
Per quanto riguarda, che è questo, per quanto riguarda invece il 4K, forse qui è preferibile la camera stock, così come anche per i video con la camera frontale, come vi faremo vedere più tardi. Perché qui, oltre alla stabilizzazione che manca, il video è anche un po' più scattoso, nel senso che ogni tanto si perde qualche frame e questo ci porta a preferire la registrazione in 4K con la camera stock. Per quanto riguarda i video in Full HD, il 4K non c'è, questa è la registrazione con la camera stock. Prova stabilizzazione. E vedete che comunque sono ben stabilizzati anche con la camera frontale. E questo invece è lo stesso video con la camera, Camera con Full la Google Camera. HD, prova stabilizzazione con la camera frontale. In generale ci sentiamo di promuovere per i video nel complesso la camera stock rispetto alla Google Camera e invece nettamente la Google Camera per tutte le fotografie in tutte le situazioni di luce, sia di giorno che di sera, sia con la camera posteriore che con la camera anteriore, per quanto riguarda le foto, insomma, diciamo. Allora, parliamo di prestazioni. Allora, lui monta, come già detto, un Snapdragon 660, 6 GB di RAM, memorie eMMC. Vi facciamo vedere subito i benchmark, che abbiamo rilevato. Allora, lui ha le memorie che, come vedete, sono velocissime, 290 MB per secondo, però comunque non abbiamo riscontrato l'AnTuTu, fa solamente 126.000, che è poco di più di uno Snap 636, probabilmente quindi è downclockato, non saprei dire. Normalmente il 660 fa sui 140-150.000 punti, però devo dire che l'Android Stock installato qui sopra consente di avere prestazioni, diciamo, di buon livello, senza impuntamenti, senza rallentamenti. Funziona tutto più o meno bene. Vi faccio vedere un attimo come girano i giochi. Allora, ad esempio, Asphalt 9, uno a caso. Poi adesso dalle prossime recensioni useremo come benchmark Call of Duty, ve lo dico subito, che è forse un po' più pesante. E manderemo in pensione magari Cover Fire, che comunque non facciamo vedere mai. Si è già avviato, possiamo partire a vedere come gira la gara. Allora, come potete vedere, insomma, non ci sono grossissime criticità per quanto riguarda cosa sta combinando, non si sa, ho distrutto la macchina. Però, come potete vedere, non ci sono criticità per quanto riguarda la so giocare, grazie. L'utilizzo dei giochi, Asphalt gira perfettamente, non ci sono cali di frame visibili almeno, e quindi niente, ci sentiamo di promuoverlo. Assolutamente anche dal punto di vista gaming e di prestazione in generale. Per quanto riguarda l'autonomia, non c'è bisogno che vi dica che è il suo punto di forza. Vi faccio vedere un po' di giornate, 5000 mAh. L'unico difetto che abbiamo trovato è che forse consuma leggermente di più di quanto dovrebbe in standby, consuma circa 0,5% ora sotto wifi e 0,9% sotto rete 4G, che è un po' troppo. Il suo fratellino, il suo predecessore M1, consuma circa 0,3 e 0,5, 0,6 a seconda delle due situazioni. Comunque potete vedere che fa 2 giorni pieni. Questo qui era un giorno massacrante dove l'abbiamo usato un giorno e mezzo. Ha fatto 6 ore di schermo, ma è stato veramente massacrato tutto in 4G. Qui ha fatto. No, qui non c'è, non abbiamo segnato quanto ha fatto di schermo. Qui ha fatto 7 ore di schermo, spalmate su, vedete, 30-34 ore, quindi su 2 giorni. Qui ha fatto altre 7 ore e 40 di schermo, sempre spalmate su 2 giorni, più un po' di telefonate, altri dati, 8 ore e 14 di schermo. Sempre su, praticamente 2 giornate, con un'ora e mezza di chiamate vocali. Qui addirittura aveva fatto anche forse quasi più 8 ore e 54 di schermo, quindi 9 ore di schermo con tantissimo Google Maps,
vedete qui è 1 ora e 42 di chiamate vocali. Insomma, la batteria è sicuramente il punto forte, fa dalle 7 alle 9 ore spalmate su due giornate a seconda dell'uso più o meno intenso che ne fate, quindi è eccezionale, è uno dei migliori telefoni in commercio per quanto riguarda l'autonomia ed è sicuramente il suo punto di forza. Per quanto riguarda invece il software, abbiamo un Android praticamente stock con pochissime personalizzazioni. Le uniche personalizzazioni che troviamo sostanzialmente sono delle gesture che consentono di impostare il doppio tocco per attivare o disattivare lo schermo e sostanzialmente basta, nel senso che è come se fosse un Pixel sostanzialmente, con proprio le opzioni di base. Abbiamo come al solito il benessere digitale, tutte le varie impostazioni di sicurezza, di posizione, abbiamo le impostazioni per diciamo ottimizzare lo spazio di archiviazione, le opzioni audio, display, batteria, app, notifiche e poi tutta la connettività. Funziona tutto bene, noi abbiamo installato anche Nova per magari avere qualche opzione in più a livello di interfaccia. Vedete, comunque le gesture sono del tutto simili a quelle di Google, c'è il pulsante centrale che consente di tornare alla home oppure di attivare tenendolo premuto l'assistente vocale, c'è il multitasking con uno swipe corto verso l'alto e prolungando lo swipe potete andare a tenendo premuto qui avete insomma alcune informazioni sull'applicazione, prolungando lo swipe invece andate nel drawer dove avete tutte le vostre applicazioni installate, il pulsante indietro è mimetizzato qui in questa zona. Per quanto riguarda questa recensione è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo e direi che possiamo subito passare alle conclusioni per quanto riguarda la riprova dopo un anno del nostro Asus Zenfone Max Pro M2. Ok ragazzi, eccoci qui dopo questa breve riprova, non tanto breve, del nostro Zenfone Max Pro M2 e arriviamo alle conclusioni. Lo compriamo? Non lo compriamo? Allora, attualmente lui costa, come già detto, 250 euro online oppure 279-280 sul sito Asus. C'è da dire che allora lui innanzitutto possiamo dire che funziona bene, non ha problemi di sorta, non ha grosse limitazioni, ha un po' tutto, ha l'NFC, ha un processore solido, che non ha impuntamenti, che funziona bene, anche abbastanza performante, non consuma tanto, non scalda. Il comparto fotografico con la Google Camera è più che discreto per la fascia di prezzo, non vi deluderà di certo. Il display è un discreto display IPS, la costruzione è solida, è in policarbonato, ma le finiture sono fatte bene, costruito bene, gli sblocchi funzionano bene, sia l'impronta digitale che lo sblocco col volto non ha nessun tipo di problema. Poi ha l'NFC, ha il Widevine L1, ha il jack per le cuffie, ha la radio FM, ha tutta una serie di dotazioni che lo rendono sostanzialmente completo. I principali difetti sono quasi tutti legati alla connettività, nel senso che ha ancora la porta micro USB, che ormai è obsoleta, non ha il Wi-Fi dual band, quindi monobanda, non ha il 4G+. Questi difetti fanno sì che lui al momento, con tutta la concorrenza che è uscita nell'ultimo anno, faccia fatica a posizionarsi, perché comunque a 250 euro adesso si trovano terminali anche insomma più completi, migliori, magari con la tripla fotocamera, quindi con anche una ultra grandangolare o uno zoom, magari anche con display AMOLED. Il suo punto di forza però è l'autonomia. Se voi volete una delle migliori autonomie sul mercato, allora non abbiate dubbi, nel senso che lui, come il suo fratello, come l'M1, però l'M1 è un po' inferiore, nel senso che non ha l'NFC, ha qualche carenza, un processore un po' meno potente. A livello di batteria, direi che lui è uno dei migliori telefoni in commercio. Sicuramente il migliore che abbiamo provato noi insieme all'Umidigi F1 Play e anche insieme al Galaxy M30S. Sicuramente è il suo punto di forza. Quindi se voi siete, diciamo, siete abituati a prendere telefoni Asus, volete tanta autonomia, volete un telefono che non costi tanto ma che sia completo e che funzioni bene più o meno in tutte le situazioni, allora lui, quando magari, adesso c'è il Black Friday, magari ha già un anno, quindi probabilmente
Se scende di un 20-30 euro, magari a 210-220, potrebbe essere un valido acquisto. Altrimenti, forse è meglio optare per telefoni nuovi che magari hanno qualcosina in più, ma un po' di autonomia in meno. Per quanto riguarda questa recensione, riprova è tutto. Speriamo di esservi stati utili. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Se volete lasciarci messaggi per critiche o complimenti, fate pure, scrivete tutto quello che volete, con educazione. E niente, vi diamo appuntamento alla prossima recensione e ciao a tutti. Grazie.